Dopo l'incendio della mega discarica di Chieti, ora si pensa a tutte le misure da mettere in atto per la sicurezza del territorio. A parlare l'ARTA, l'azienda regionale per la tutela dell'ambiente, che spiega tutto il lavoro fatto dall'inizio dell'incendio. L'ARTA è intervenuta con la dottoressa Mancini, con tre chimici, tutte e tre dirigenti, la dottoressa Mancinelli, il dottor Bianco, la dottoressa Scamosci, più due tecnici, Pierfelice e Fagnano. Ovviamente sono stati fatti dei prelievi di fumi, prelievi di aria nell'intorno e sono stati messi anche dei campionatori, degli assorbitori praticamente passivi. Allo stato attuale sono ancora lì a lavorare e anche se era di domenica sono stati riaperti i laboratori per fare le analisi e vedere i primi risultati. Dall'emergenza al post-emergenza è già pronto il piano delle azioni che verranno messe in campo nei prossimi giorni. Ovviamente ci sarà il problema di andare a vedere se esistono anche problemi di terreni contaminati, che dovrebbero essere minimi, da come mi spiegano, o nulli, perché molte superfici erano impermeabilizzate. E poi si andrà a vedere, ma abbiamo visto anche il tema dell'acqua, che non dovrebbe esserci perché i vigili del fuoco per fortuna non hanno utilizzato acqua come sostanza di spegnimento e quindi non abbiamo visto acqua di delavamento. Comunque diciamo che affrontate le emergenze e poi si tratterà di fare un'analisi dettagliata del sito e dell'intorno per capire le cose che possiamo vedere con più calma, mentre per l'emergenza ci interessava l'aria. Se da un lato si pensa al territorio da salvaguardare, dall'altro scatta l'allarmismo dei residenti, vittime del fumo che ha lambito tutta la zona. Preoccupazione che sfocia in telefonate dei cittadini per avere contezza del rischio e delle accortezze da avere. Da adesso in poi, e così l'ARTA spiega a chi rivolgersi. Intanto, molto lodevolmente, i sindaci hanno emanato ordinanze, ma per quanto riguarda tutta la parte tossicologica, di valutazione, eccetera, la competenza esclusiva nel nostro paese è della ASL. E quindi credo che dovrete chiedere a loro come stanno le cose. Noi abbiamo come compito istituzionale di monitorare la qualità dell'ambiente. Ovviamente sui nostri dati poi i tossicologi, i medici eccetera diranno la loro.